È il momento di spazio psicanalisi, psicofarmaci, dalle gabbie murali a quelle chimiche, conversazione di Giancarlo Calciolari con Marina De Carneri. Quindi chiamiamo subito Giancarlo che dovrebbe aspettare la chiamata. Ecco, vediamo se ci sente. Aspettiamo un attimo. Pronto Giancarlo, ci senti? Sono pronto e non ho ancora la webcam, ho avuto problemi, mi Non ti scuso. preoccupare, ci mancherebbe altro. Aggiungiamo alla conferenza anche Marina, che attendeva la Sì, chiamata ti sento. naturalmente. Sì, aspetta un attimo, lui, Giancarlo. Ho chiuso l'altro audio, ok? Perfetto. Aspettiamo la risposta da parte di Marina. Pronto Marina, ci senti? Aspetta che mi tolgo, penso di sì, li sento. Aspetta Perfetto. però. Mi vedete? Sta Mica caricando il tanto. video, sta caricando il video, quindi un attimo di Allora, pazienza. Sì, ti vediamo in questo istante. sì. Dovresti un attimo migliorare l'inquadratura perché è troppo alta la webcam. Ti vediamo inquadrata non bene. Ci senti Marina? Mi Sì, ti sentite? vediamo e ti sentiamo correttamente. Dovresti migliorare un attimo l'inquadratura. No, Oh, eccoci. Però non mi io non mi vedo. non ci devi vedere. Marina, però dovresti togliere questo ritorno fastidioso che hai inserito. Se hai la web TV aperta, dovresti chiuderla. Se ho la web TV aperta, no, non c'è. Non Sì, ce l'ho devo aperta. evitare, sì. Aspetta, no, no, io ho aperto solo il. Ho aperto solo la finestra di Skype. No, hai sicuramente anche aperta la pagina della Web TV perché si sente anche il ritorno della tua voce, Allora, altrimenti non si aspetta, sentirebbe. vediamo. Sì. Ok, aspetta. Allora, chiudo tutte le finestre. Sì, è sufficiente Skype. Ecco, ci senti Ok. adesso? Sì. Perfetto, dovresti un attimo migliorare l'inquadratura perché hai troppa Lo so, aria. Ecco. non so come, aspetta. Devi, Perfetto, voilà, perfetto. adesso. Perfetto, adesso va benissimo. Io lascio la conduzione di questa conversazione a Giancarlo Calciolari con Marina De Carneri. A te la linea Giancarlo, a voi la linea. Grazie Roberto, va bene. Ciao Marina, e io ho avuto un problema di webcam, funzionava ieri, ma di nuovo oggi no, alla prossima per quello. Allora, partiamo dalla tua esperienza formativa negli Stati Uniti, che è anche l'occasione appunto per valutare, verificare se il livello di diffusione degli psicofarmaci negli Stati Uniti permette, come dire, di leggere anche quale sarà un po' il panorama dell'Italia che rispetto a queste cose recepisce questi movimenti nel bene e nel male 5 anni dopo. Come hai Sì. trovato questa diffusione degli psicofarmaci rispetto all'Italia? Allora, considera che era negli Stati Uniti negli anni 90, per tutti gli anni 90, fino all'inizio del 2000. Sì, i cosiddetti antidepressivi venivano dati dai medici generici, a chiunque li chiedesse, dicendo per esempio, non so, mi sento triste, la notte non riesco a dormire, mi sento angosciato, no? Dei sintomi molto generici, ecco, che venivano immediatamente rubricati come depressione. Quindi io avevo anche molte amiche, io stavo all'università, avevo anche molte amiche che tranquillamente andavano dal medico dell'università dicendo che avevo bisogno di un po' di aiuto, un po' di sostegno, oppure persone che avevano magari problemi di timidezza in pubblico, essendo poi magari professori universitari che dovevano parlare in pubblico, anche loro potevano andare dal medico e dire beh, mi dia una pillola che mi aiuti a superare l'angoscia di parlare in pubblico. Ecco, questa venivano date un po' come le caramelle. Sì, si può quantificare, solo per intendere, che differenza c'è di livello di diffusione, tra gli Stati Uniti e l'Italia? Beh, direi che
c'è ancora una grossa differenza, nel senso che sicuramente in Italia le prescrizioni di antidepressivi sono più caute, no? Non vengono date così facilmente. Tuttora direi che sono, anche se probabilmente sono cresciute rispetto a qualche anno fa, direi che sicuramente c'è una maggiore serietà rispetto a questo. L'altro punto però è di sapere se questi antidepressivi funzionano e per che cosa, no? Questa è un'altra questione. Sì, hai la sensazione o la lettura che per quanto sia stato interessante, e anch'io all'epoca ho partecipato da utente, lo smantellamento degli ospedali psichiatrici e la relativa ricostruzione, insomma, in reparti nei vari ospedali, è stata o non è stata l'apertura, lo spianamento all'invasione dello psicofarmaco? Cioè, c'è qualcosa che nella liberazione dagli ospedali psichiatrici non è stato letto ed ha contribuito alla diffusione odierna dello psicofarmaco, che non permette appunto di cogliere qual è la questione per ciascuno che enuncia una forma di disagio? Beh, sicuramente gli ospedali psichiatrici sono stati non chiusi, ma sicuramente riformati alla metà degli Stati Uniti, alla metà degli anni 50, quando sono stati trovati, quando sono state sperimentate queste nuove sostanze che sono i neurolettici. I neurolettici facevano lo stesso lavoro che in precedenza facevano delle pratiche molto più violente, come elettroshock oppure la lobotomia. Ecco, una volta che sono state scoperte queste nuove molecole, sono anche state sintetizzate queste nuove molecole che avevano lo stesso effetto, però in maniera molto più semplice e meno cruenta, diciamo, che è un effetto sedativo, è stato possibile allora formare, chiudere in parte, insomma, gli ospedali psichiatrici negli Stati Uniti. È stato semplicemente un cambio di strategia. In tal senso, allora, l'abolizione dei manicomi italiana e il movimento dell'antipsichiatria ha usufruito di questa chiusura. Ricordo ancora che lo stesso Reagan, quando era governatore della California, aveva smantellato solo perché gli costava di più, semplicemente. Cioè, che cos'è che rimane da leggere, diciamo così, di questa questione? Cioè, lo smantellamento fatto dall'antipsichiatria e dei manicomi ha lasciato qualcosa di non letto che noi troviamo ancora tale quale coperto dall'uso degli psicofarmaci. Possiamo accennarne a questa questione, o com'è che tu leggi questa cosa, insomma? Ma adesso non so bene cosa tu voglia, cosa stai, insomma, cosa stai mirando, però. Cioè, qual è l'altro approccio? Qual è l'altro approccio? Parlavi di depressione, qual è l'altro approccio alla questione della depressione? Qual è l'approccio psicanalitico? Qual è l'approccio intellettuale, allora? Ne accenniamo appena. No, allora vorrei passare un attimo prima dall'antipsichiatria. L'antipsichiatria, il movimento psichiatria che ha avuto una grande diffusione negli Stati Uniti e anche in Italia, è stato sicuramente un movimento positivo, però con questo impulso a chiudere gli ospedali psichiatrici, che è sicuramente giustificato, è arrivata anche una negazione dell'esistenza del essere psichico, mi spiego, cioè gli esponenti dell'antipsichiatria arrivavano a dire che la pazzia, quella che volgarmente comunemente viene detta pazzia, che in termini più tecnici viene detta schizofrenia, e altri disagi psichici, erano interamente causati da convenzioni sociali. Cioè, non so, per esempio Thomas Sass diceva che va bene, chi parla ai morti è semplicemente considerato dalla società un occultista, ma chi sente le voci di morte è considerato pazzo. Allora, vedi, lì c'è una negazione dello spazio psichico, capisci? Cioè, lo spazio psichico è stato negato prima dalla psichiatria e poi anche dall'antipsichiatria. Quindi la psicanalisi si pone fra i due, proprio perché ha scavato questo
questo spazio per la causalità psichica, no? La cosa freudiana, il campo freudiano, l'inconscio freudiano non si identifica né con, con quello della scienza, che non esiste la scienza, e non nemmeno esiste per l'antipsichiatria. E questa è come dire, la dimensione propriamente psicanalitica, la realtà di uno spazio psichico, della psiche, perché la psiche non esiste né per l'antipsichiatria. E il fatto che la psiche è, come dire, struttura, come diceva Lacan, strutturata come un linguaggio, no? Cioè non si dà psiche senza linguaggio. Rispetto a questo che dici, mi pare che la battaglia intellettuale rispetto agli psicofarmaci, alla droga, non sia quindi semplicemente contro qualcosa. Voglio dire, c'è un movimento diffuso, non è appannaggio di, che ne so, degli psicanalisti piuttosto che dei filosofi. Ma c'è una lettura che va nel senso, no, di leggere che è l'investimento industriale, istituzionale, che qualcuno chiama anche Big Pharma, no? E quindi ci sarebbero le multinazionali dello psicofarmaco che premono per la vendita, no? Ha citato lo psicanalista Eric Porge in un'interessante intervista la questione che il Ritalin, quello che viene somministrato ai bambini iperattivi, classificati così, prima è stato inventato lui e poi hanno inventato la malattia. Ecco, mi pare però che porre la questione della parola in ciascun caso distolga in modo positivo, voglio dire, perché la battaglia è un'altra, non si tratta di far la guerra nel reale alla distribuzione degli psicofarmaci, perché mi pare che ritornerebbe da qualche altra parte la stessa impresa, perché in effetti si può anche, c'è chi ha parlato della psicoterapia aiutata o meno con psicofarmaci come se si trattasse semplicemente di togliere lo psicofarmaco, ma la questione è che va esplorata, no? Tutta la questione simbolica, cioè c'è qualcosa nel discorso occidentale, nella cultura dell'Occidente, su cui poggiano le stesse multinazionali ed è lì che va analizzata la cosa. C'è Beh, allora, questo aspetto nella tua ricerca? sicuramente, voglio dire, dato che l'Occidente ha inventato la scienza è un prodotto dell'Occidente. E quindi la scienza cos'è? Considerare che quello che esiste è la materia, no? Quindi se ci sono delle malattie, la causa di queste malattie è nella materia. Quindi una negazione di uno spazio linguistico della parola. E quindi di voler cercare la causa di qualsiasi tipo di disagio in qualcosa di materiale, visibile, possibilmente al microscopio, no? Allora, il problema è che gli psicofarmaci, e questo insomma forse non tutti lo sanno, non hanno trovato nessun tipo di verifica effettiva scientifica. Cioè, mi spiego, la causa delle malattie psichiche non è stata individuata dalla ricerca farmacologica che ha poi prodotto gli psicofarmaci. Ma come hai detto tu, le grandi industrie farmaceutiche avevano delle sostanze che poi hanno deciso di considerare di vendere sul mercato come medicine per questo o quel disagio psichico. E quindi è una questione di marketing, ma anche dal punto di vista del metodo scientifico stesso è importante sapere che gli psicofarmaci, gli antidepressivi, sempre più spesso adesso con studi insomma anche meno recenti, non si sono dimostrati diversi dai farmaci placebo. Allora, poi l'effetto placebo è un'altra cosa molto interessante che insomma, è stata scoperta da non lunghissimo tempo, diciamo da un secolo, no? Cioè il fatto che qualsiasi cura venga somministrata a una persona c'è sempre l'effetto placebo, cioè ci sarà sempre una percentuale di miglioramento.
Allora, i farmaci vengono poi, l'efficacia vera dei farmaci viene testata contro l'effetto placebo. E quello che si è visto e si vede negli ultimi, negli studi più recenti, è che gli antidepressivi non danno dei risultati superiori all'effetto placebo. Allora, per uno psicanalista l'effetto placebo è anche una cosa interessantissima, perché è il transfer, mi spiego, cioè quando l'altro ti dice tu guarirai, c'è un impulso immediato e anche inconscio a guarire per un po', per un po' di tempo, per poi ritornare allo stato di prima. Però questo effetto placebo, poi il transfer, che è un'altra delle scoperte della psicanalisi. Sì, io ponevo la questione, diciamo, proprio di come ci sia, proprio c'è all'origine di questa questione, vabbè, insomma, c'è nel pensiero greco un filosofo, Jacques Derrida, aveva scritto proprio un testo su questo, no? Dal titolo La farmacia di Platone, cioè dov'è che nasce questa cosa. Riprendendo quello che dici del miglioramento, no? Mi sembra proprio che sia la questione che era enunciata in quel testo, cioè che c'è la vita, ma c'è il tentativo di sopravvivenza rimediando la vita, e il rimedio risulta poi sempre un veleno, e continua così. Il farmaco, lo psicofarmaco, ha questa cosa, no? Tu parlavi che è solo ridotto all'effetto placebo, appunto, cioè prima sembra un rimedio e poi risulta un veleno. Quindi non è tanto che sono, per dire così, gli spacciatori di veleno che sono la questione, non è la caccia al produttore o la caccia nell'illegale lo psicofarmaco, e nell'illegale bisognerebbe dire la psicodroga, non sono cioè non è lo spacciatore, cioè, c'è una questione da porre rispetto a questo, ma la questione è di come ciascuno, no? Ritiene che qualche cosa nella vita possa costituire un rimedio e che gli risulta sempre una fregatura e gli risulta un veleno, mentre invece la parola nella sua via difficile, quella che ha inventato Freud, non trovo questi riferimenti altrove, pur leggendo di filosofia, di teologia, di matematica, di astrofisica, e quindi come questa porta stretta, la porta della psicanalisi, sia ancora è quasi l'unica via che possa porre appunto delle questioni anche allo psicofarmaco, perché la stessa parola psicofarmaco non esiste in quanto tale. Se noi cominciamo a fare un'analisi linguistica della parola, ci accorgiamo di ben altre questioni, no? È ricchissima questa parola se vogliamo esplorarla, sia l'etimo di farmaco, di farmacia, di colpo, sia l'etimo di psiche, perché sì, poi è stata tradotta anche con spirito, ma era anche un animale di fantasia, una farfalla. Sì, possiamo. Quindi quale c'è un'altra via? Cioè, beh, allora, tutto quello, cioè tutto il resto mi pare. Allora, diciamo così per riassumere, mi pare che quasi tutti gli interventi, dalla medicalizzazione alla psicoterapia, vadano nel senso di far fuori il sintomo, mentre invece la psicanalisi, il sintomo è il suo metodo, è la sua risorsa, non possiamo escludere per il principio di contraddizione un sintomo semplicemente perché è troppo, è eccedente e non ha nulla a che fare con la vita delle persone normali, tra virgolette appunto questo normale, è chiaro? Beh, allora, giusto, come hai detto tu, gli psicofarmaci, ma anche poi tutte le varie terapie, le varie psicoterapie mirano, in particolare quella che è di gran moda oggi la terapia cognitiva, no? Tutte queste mirano a eliminare il sintomo. Invece la psicanalisi il sintomo parla, cioè anzi bisogna far parlare il sintomo, no? Bisogna far parlare il sintomo. Ed è però la cosa più difficile, perché la psicanalisi non è un farmaco, quindi non è un veleno come hai detto tu,
Però a quanto pare le persone si difendono molto più accanitamente dalla psicanalisi che da qualsiasi veleno. Cioè la percezione comune delle persone è una difesa, no? Una difesa contro la psicanalisi, anche una, come dire, un disprezzo spesso. Proprio perché la cultura in cui noi viviamo comunque, essendo una cultura diciamo empirico-materialistica, e non ci sia niente di male con questo, ma incapaci diciamo di modulare le differenze di sfera, di ambito, di livello delle cose, incoraggia un atteggiamento di questo tipo. Oltre a questo c'è naturalmente il fatto che naturalmente la rimozione, la resistenza, insomma, alle istanze dell'inconscio fa parte comunque dell'essere umano, ma no? Quindi l'essere umano per sua natura si difende dall'inconscio, vuole rimediare alla divisione soggettiva, vuole mascherare il conflitto. Poi il sintomo che cos'è? È una maschera del conflitto, è una soluzione di mediazione, per cui il conflitto viene allo stesso tempo camuffato ed esibito, no? Quindi è una figura di compromesso il sintomo che può essere molto utile nella vita, no? Nel senso che uno ci si sdraia sopra. Sì, nella chat c'è qualche questione. C'è chi dice qua, Giovanni Taddeo, il disturbo ossessivo-compulsivo, la psicanalisi ha fatto molti danni e la terapia cognitivo-comportamentale è quella che ha ottenuto i migliori risultati. Aggiunge però un mi sembra. Ecco, io voglio accennare a questo, no? In una presunta discussione così, quello che rimarrebbe salvo sarebbe che esiste un disturbo ossessivo, cioè non è posta la questione della parola, no? Anche in questo caso, cioè, qual è la parola che la psichiatria chiama disturbo ossessivo? Che cos'è che va messo in gioco? Su questo, insomma, io potrei rispondere. Poniamo cioè, un qualche cosa nel senso della conclusione. Se c'è qualche elemento nella tua esperienza di psicanalista, che può dare qualche elemento rispetto a quando qualcuno pone nella sua analisi questa questione, cioè viene che e prende ancora degli psicofarmaci, se c'è una modalità di intervento o se è particolare, che io non auspico per dire così, o se c'è il fatto che anche quello è un elemento della parola e occorre che si svolga in parola. È così o hai una Ma allora, io posizione? direi una cosa che intanto, come tu forse saprai, insomma, chi arriva alla psicanalisi ci arriva come ultima risorsa, dopo aver provato qualsiasi altra cosa. Quindi prima è andato dal medico, poi è andato dallo specialista, poi è andato dallo neurologo, dallo psichiatra, poi gli hanno dato dei farmaci, magari è stato da qualche altro psico di qualche tipo. Arriva la psicanalisi avendo provato tutto, no? Allora sicuramente lo psicanalista non va a dire lei smette i farmaci, tra l'altro non ce n'è neanche Esatto, bisogno, esatto. perché a quel punto la persona ha già provato tutto, compresi i farmaci. Quindi il problema non è, del resto con qualsiasi cosa che fanno gli analizzanti, cioè non si dice mai non fare questo o non fare quello, noi non siamo consiglieri, no? Non siamo counselors, non siamo, Chiaro. noi accompagniamo le persone nel loro percorso cercando insieme a loro cosa poi possono fare, no, cioè cercando di costruire insieme a loro un nuovo modo di essere, no, un nuovo modo di essere che comunque non può essere radicalmente nuovo, ma che si deve costruire su quello che già c'è. E quindi anche l'interpretazione, no? Certe volte, anzi spesso ci sono queste figure tarocchistiche, no? Di psicanalisti che danno delle interpretazioni calate dall'alto che suonano del tutto incongrue e anche violente. Ecco, questa psicanalisi selvaggia che è stata spesso fatta anche da psicanalisti, no?
assolutamente negativa, violenta, dannosa. Cioè, l'interpretazione non può essere un'interpretazione di tipo paranoico, no? Cioè, io ho visto questo, ho visto chi tu sei, ho visto chi tu sarai e te lo dico. No, lo psicanalista non sa, è come Socrate, sa di non sapere. E quindi lavora insieme all'analizzante, insieme, lavora insieme. E quindi se dà delle interpretazioni che vengono 2 minuti prima di quanto ci arriverebbe l'analizzante, mi spiego, cioè le dà quando è sicuro che ormai sta anticipando di poco l'analizzante, gli dà una spinta, una spintina, capito? Ecco, questo Bene. è il lavoro. Bene, Marina, abbiamo raggiunto il termine della trasmissione. Io ti ringrazio per il contributo e avremo altre occasioni per riprendere questi problemi e altri, magari. Aggiungo una cosa brevemente, non abbiamo ancora in programma. Perdono, stavo guardando la chat, cosa stanno scrivendo gli utenti. Non abbiamo ancora, diciamo, stabilito un programma per la settimana prossima. Sicuramente una mezz'ora di conversazione è tanto e nello stesso tempo è breve per analizzare questioni che sono difficili, e come anche appunto è stato sottolineato che la questione mente-corpo da Giovanni Taddeo della filosofia della mente è tuttora aperta. Appena un accenno, no? Mente, psicofarmaco, corpo Medicina, farmaco, farmaco. si può dire. Esatto, il farmaco normale, ma se lo si chiama corpo farmaco si intende che c'è qualcosa di strano rispetto a come si pone la questione della mente e del corpo. Porta lontano appena un accenno in breve. C'è una rottura che è stata data nel pensiero greco e che non c'è in altre istanze che a leggerle nella loro trama pongono ben altre questioni e sono quelle poste dalla teologia, ma per dire così oggi senza la nozione stessa di Dio. C'è una rottura dell'intero che dà qualcosa che non è chiaro, è questa divisione in corpo-mente, in corpo-spirito, ma già porterebbe lontano e appena un accenno. C'è chi ha spinto la radicalizzazione della questione all'inverosimile in un modo interessantissimo. Il libro non c'è in italiano, questo autore è Yeshayahu Leibowitz e ha scritto corpo-mente, ma è in francese o in ebraico. Queste questioni che non ha risolto né la neurofisiologia né le scienze cognitive sono continuamente lette dalla psicanalisi. E lungo questa via verifichiamo appunto di proseguire queste conversazioni. Io Marina ringrazio di nuovo te, prego, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, un'altra cosa che sì, noi siamo rimasti da un punto di vista scientifico a Cartesio, no? La divisione tra cogito e sixth sense. La cosa che la psicanalisi ha inserito in questa dicotomia sono gli affetti, le emozioni, no? Il pathos. L'inconscio è una buona parte dell'inconscio è il godimento, direbbe Lacan, no? Quindi il Sì. pathos. Ecco, questo è un terzo termine necessario, indispensabile, che è stato, come dire, escluso dalla ricerca scientifica e anche filosofica. Diciamo che il pathos è il terreno della letteratura, della poesia, no? E della psicanalisi. Bene, noi lasciamo la linea a Roberto e grazie per l'ascolto. Grazie a te, Gian.